In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Subito, colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così, anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5 dicendo: «Signore, mi hai consegnato 5 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri 5». «Bene, servo buono e fedele», gli disse il suo padrone, «sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone». Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse: «Signore, mi hai consegnato 2 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri 2». «Bene, servo buono e fedele», gli disse il suo padrone, «sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone». Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto 1 solo talento e disse: «Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo». Il padrone gli rispose: «Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha i 10 talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti». La parabola dei talenti è certamente tra le più conosciute e tra le più ricordate dei Vangeli. La morale è chiara: i talenti non vanno sprecati. È un insegnamento tanto cristiano quanto umano. Quello che proviamo a capire oggi è il perché il terzo servo, quello a cui era stato affidato 1 solo talento, lo sotterra. Qual è stato il problema? Perché, a differenza degli altri, non ha investito il suo talento? Proviamo ad indagare sulla risposta che dà il suo padrone. Dice così: «Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo». Questo servo ha l'idea di un padrone duro, terribile, ne ha paura. Ci possiamo fermare qui. Ora operiamo una necessaria trasposizione dei personaggi: il padrone è Dio e i servi gli uomini. Ecco, l'uomo che ha sprecato il suo talento è un uomo che ha paura di Dio. Perché ne ha paura? Perché lo considera duro e cattivo. Cioè, ha un immaginario di Dio sbagliato. In realtà non lo conosce. Se io devo servire un padrone di questo genere, è ovvio che farò il minimo indispensabile. Sarò misurato in ogni cosa. Se invece quel padrone ha il volto del padre, della madre, dell'amico, di uno che è di casa, mi giocherò più volentieri e con più fiducia. Quindi in conclusione potremmo dire che ci giochiamo tutto sull'immagine che abbiamo di Dio.